Benvenuti a tutti, questo è il secondo incontro della giornata con Lapsus e Wuming all'interno del compleanno di Piano Terra. Oggi è il quarto anniversario dell'occupazione dello spazio, nei prossimi giorni ci saranno iniziative. Vi invito a guardare sul sito di Piano Terra per seguire la programmazione e diciamo festeggiare insieme a noi. Giusto una breve presentazione per chi non conoscesse Lapsus, nonostante siamo stati molte volte ospiti degli amici di Piano Terra. Lapsus è un'associazione che nasce nel 2007 come un collettivo di studenti, che principalmente di storia, che volevano cercare di uscire un po' da quelli che erano gli schemi più che diciamo di contenuti, proprio anche di metodologia dell'insegnamento della storia all'interno dell'università pubblica. Da quando siamo diventati associazione siamo usciti dall'ambito accademico e abbiamo iniziato a incontrarci con quello che è il resto prima della cittadinanza e poi abbiamo cercato di espanderci e incontrare anche l'Interland di Milano e l'esterno, appunto cercando di trovare un incontro fra quello che era la nostra voglia di trovare una nuova metodologia, dei nuovi argomenti storici, con quello che era la richiesta di istituzioni, ma anche di scuole, di ragazzi dei licei, e appunto con tutte quelle che erano delle differenti realtà, di questa realtà anche molto contrastanti della nostra città. Attraverso il lavoro e l'incontro appunto con queste differenti realtà abbiamo provato a portare avanti una nostra diversa idea dello fare storia e di comunicare storico, e attraverso questi tentativi, alcuni fortunati, altri in via di sperimentazione, per questo che noi ci chiamiamo laboratorio, siamo un po' un cantiere, abbiamo cercato di portare avanti quello che è un nostro tentativo di innovazione. E infatti il nostro lavoro ovviamente non ha potuto che incontrarsi con i vari lavori di Wuming, soprattutto per quello che è stato tra l'altro il 2014. Il 2014 anniversario. Non si sente? Voce. Okay. Grazie. Prova. No? Ok, magari abbassiamo un pochino. Guarda. Appunto, dicevo, nonostante siamo abbastanza resti a procedere per anniversari e date istituzionali, il 2014 per chi si occupa di storia non ha potuto che coincidere con il centenario della Grande Guerra. E quello che però abbiamo cercato di portare avanti, quindi, non è stato un sottrarci a questa esigenza di parlarne, questo anche riproporsi delle tematiche, ma di provare ad affrontarle in un modo leggermente diverso da quella che è la metodologia classica, diverso da quello che sono gli argomenti e gli stilemi portati avanti dalla narrativa storica. E appunto è stato sfruttando l'evento del centenario che abbiamo provato a riproporre in maniera diversa, ed è per questo che appunto un progetto come l'Invisibile Ovunque, che oggi presentiamo di Wuming, ci ha interessato. Appunto, rifugio degli anniversari ma non ignorarli. Nel 2014 infatti abbiamo provato avanti una programmazione abbastanza vasta come associazione, che ci ha portato a affrontare progetti molto differenti, da un laboratorio universitario in cui abbiamo provato a coniugare il concetto di crisi, non soltanto come crisi bellica ma anche come crisi economica, e quindi affrontando nel lungo periodo quelli che sono i cambiamenti del modo di fare guerra, delle forme di conflitto, non soltanto appunto di quello guerreggiato. C'è stato un laboratorio per studenti dei licei superiori, sempre su questa tematica, o la nostra partecipazione al Festival Internazionale di Storia e Storia, che si è tenuto a Gorizia nel 2014, in cui all'interno di un pubblico molto, diciamo, di specialisti, abbiamo iniziato a progettare quello che invece è stato il nostro progetto rivolto al pubblico più largo, ovvero Autista Moravo, un progetto crossmediale che si è concentrato sulla collaborazione con Radio Popolare, insieme a nel tentativo di creare una sorta di ricostruzione di un percorso, delle tappe che hanno portato all'avvicinamento alla guerra, ma anche delle tappe che hanno portato alla Prima Guerra Mondiale, e delle tappe che hanno portato al cambiamento della guerra stessa. Infatti il filone con cui abbiamo interrogato le varie personalità che abbiamo incontrato durante il nostro percorso è sempre stato il niente più come prima, ciò che è cambiato e perché questo evento viene considerato così spartiacque per la nostra epoca, anzi levatrice dell'epoca in cui viviamo.
C'è stato il Collection Day, che è stato un evento che ha portato in diversi comuni di Milano, dell'Interland di Milano, un incontro fra quella che era la memoria delle famiglie attraverso cimeli e memorie che avevano conservato all'interno delle case, a portarli a dei centri, a un centro di raccolta in cui questi documenti venivano messi, diciamo, in dialogo con quella che era la storia maggiore, e quindi la storia personale non studiata come microstoria, quella a cui siamo abituati di solito a sperimentare nei nostri lavori universitari, che poi rimane infruibile, ma una storia personale che entra in dialogo vero con quella che è la narrativa storica maggiore, e quindi va a modificarla, va a vederne ciò che è realmente esistito, ciò che invece è costruzione postuma. E poi ci sono stati uno spettacolo teatrale qui a Piano Terra con Steven Forti, insomma, tanti progetti, e non ultimo appunto questa presentazione che vuole un po', diciamo, trovare un altro corrispettivo. E appunto, fatte le nostre presentazioni, passiamo ora, vorrei lasciare la parola ai Wuming, perché purtroppo non abbiamo molto tempo per discutere. Ma appunto il motivo per cui questo lavoro ha incontrato il nostro interesse è stato proprio il motivo la spiegazione alla base del lavoro. I Wuming hanno presentato il lavoro come un obiettivo di non celebrare il centenario, e quindi appunto senza rinunciare però a raccontarlo come avevamo voluto provare a fare noi. Infatti nel testo, se posso citarvi, si dice che la verità storica non coincide con la verità dei singoli esseri umani, ma è solo in quanto si tratta di capire come andare... Scusate. E non c'è solo... Non c'è un... E non ce n'è una sola quando si tratta di capire come andarono davvero le cose. Quindi appunto una somma di modelli diversi di narrazione, una somma diversi di modi di narrare, una somma anche di differenti personaggi a cui può essere affidata questa narrazione, sia nel presente, come appunto tutte queste tutti questi esperimenti di nuova storia, di nuova storiografia, anche appunto i tentativi di racconto storico, sia nel racconto stesso. È l'invisibile ovunque. Appunto nel racconto stesso, come il vostro stesso lavoro. E stamattina ci siamo concentrati di più appunto in università su ciò che è innovativo nella Grande Guerra, ciò che si manifesta e ciò che non si vede, appunto questo invisibile. Oggi in realtà ora vorrei chiedervi magari di parlare di come invece il racconto storico si struttura, come la narrazione in sé si evolve. Anche per la vostra storia, per la vostra produzione, il libro è un po', diciamo, una chiave di volta. E nel libro stesso, adesso senza fare spoiler, c'è questo arco che conclude un ciclo. Quindi appunto lascerei a voi la parola per iniziare a raccontarci di questo invisibile. Grazie. Ciao a tutti. Allora, chiave di volta è un concetto che mi piace, ma è anche impegnativo, però proviamo a partire da lì. John Ford, no, quando si presentava, diceva: mi chiamo John Ford e faccio film western, no? Fino a poco tempo fa, con meno sboroneria, un pochino più di modestia, avremmo potuto dire: siamo Wuming e scriviamo romanzi storici. In realtà abbiamo sempre fatto anche altro, ovviamente, però, come dire, la nostra produzione mainstream, i romanzi collettivi hanno sempre fatto riferimento più o meno a un canone che è quello del romanzo storico, anche piuttosto classico, tutto sommato, e erano tutti, insomma, romanzi anche piuttosto corposi, con tantissimi personaggi. Una delle espressioni più usate quando si parlava dei nostri romanzi è romanzo corale, ma è quasi insopportabile anche sentirselo dire, però. E a un certo punto della nostra storia ci siamo anche resi conto, però, che arrivi a un momento nel quale
se vai ancora avanti su quella strada rischi di ripeterti. Ti rendi conto che hai ormai, come dire, percorso, ecco, fino a quel tratto di strada l'hai percorso, l'hai scandagliato per bene, ecco. Hai usato tutte quelle che erano le frecce nella tua faretra per esplorare quel canone narrativo lì. E forse è tempo di cominciare invece a scegliere un approccio diverso. Cioè, il punto non è lavorare o non lavorare con la storia. La storia rimane sempre centrale, inevitabilmente, nella nostra attività, ecco. Però c'è modo e modo di lavorarci con la storia, appunto, e trarne letteratura, trarne narrativa, ovviamente. Ecco quindi che quando si è trattato di interrogarsi su come affrontare in maniera molto diversa dal passato un macro evento, siamo passati da un macro evento all'altro, perché il romanzo precedente era l'Armata dei Sonnambuli, quindi l'evento proprio con la E maiuscola, la rivoluzione francese, e la Prima Guerra Mondiale, non meno macro, non meno impattante sulla storia europea. Ci siamo interrogati, abbiamo detto come scartare da quello che abbiamo fatto finora. La prima scelta che abbiamo fatto è non scrivere un romanzo unitario, appunto, che non ci fosse un'unità narrativa, ma che l'evento fosse raccontato da angolazioni diverse. Quindi ci sono quattro storie, quattro movimenti in questo libro, e con dei rimandi però l'uno all'altro. Tanto diversa è la forma dei quattro racconti, tanto simili però sono, come dire, i rimandi, ci sono degli eco, ecco, arrivano dei riverberi tra uno e l'altro. Ci sono anche dei personaggi in comune tra alcuni di questi racconti, per la verità, dei personaggi di snodo che ritornano in qualche modo, ma soprattutto ci sono dei temi che ritornano. Il tema centrale, almeno dal nostro punto di vista, insomma, quello su cui ci siamo concentrati, che abbiamo scelto, è quello dell'evasione. Finalmente i critici potranno dire che scriviamo letteratura d'evasione a buon diritto. Qualcuno si terrà dalla gioia, perché effettivamente a partire dall'esergo, in cui è contenuta questa espressione l'invisibile ovunque, appunto, poi sono versi di una poesia, abbiamo ipotizzato, pensato, immaginato la Grande Guerra come un'istituzione totale, un evento onnipervasivo, no? Avvolgente. E quindi ci interessava raccontare il tentativo di evasione, che non coincide con la fuga. Uno che quella guerra l'ha combattuta, uno scrittore inglese che si chiamava Tolkien, una volta disse che la fuga del disertore non equivale all'evasione del prigioniero, sono due cose diverse. Le nostre storie non sono storie di disertori, avremmo potuto raccontare anche quelle, ci sono stati tanti casi di diserzione, alcuni addirittura ammutinamenti, non tantissimi per la verità di ammutinamenti, però intendo dire di gruppi, proprio di brigate, di compagnie, però insomma diciamo che avremmo potuto anche raccontare quello, invece abbiamo fatto una scelta diversa. Le nostre sono evasioni quindi individuali, sostanzialmente, sono dei singoli, quattro personaggi, uno per ogni racconto, che tenta di evadere da questa istituzione totale, con risultati alterni, ovviamente. Quanto abbiano successo questi tentativi di evasione, a parte il non volere fare spoiler, è anche questione che riguarda poi il singolo lettore, ecco, la riflessione che si può fare il singolo lettore, la morale che ne può trarre, ecco, quanto poi ci si riesce a salvare individualmente oppure no. Però anche questo segna uno scarto rispetto a narrazioni che abbiamo affrontato in precedenza, al modo in cui le abbiamo affrontate. Tendenzialmente i nostri romanzi c'erano delle comunità, ecco, in azione, mentre qui no, perché appunto quando devi scappare da una prigione, come dire, è più facile che ci riesca uno sfruttando dei pertugi, eccetera. E le quattro modalità di evasione però sono molto particolari, anche queste non sono scelte ovviamente a caso.
volevamo in qualche modo non raccontare qualcosa di già narrato, di già raccontato. Considerate anche che in questi due anni, anno e mezzo, insomma, è uscito di tutto sulla Prima Guerra Mondiale. Vero è forse più sul versante saggistico, divulgativo, eccetera, però comunque è veramente uscito tantissimo. E allora cosa racconti? Quali sono le angolazioni oblique che puoi scegliere? Ad esempio, la storia, penso al primo racconto, la storia di un figlio di contadini dell'Appennino tosco-emiliano, una famiglia povera, che già nell'arruolamento vede una prima forma di evasione da una vita orribile, da una vita che anche lui odia, che non vuole fare, una condanna, lavorare la terra tutta la vita, rimanere lì, insomma, vivere e morire nello stesso luogo, eccetera, un destino segnato. Già, appunto, quindi partire, andare altrove, è una grande occasione, in qualche modo. Però poi si ritroverà nella trincea, quindi si ritroverà in qualche modo di nuovo in una condizione deprimente, di una condizione schiacciante, di oppressione, eccetera, dalla quale, come dire, sceglie di evadere entrando in un corpo d'élite, diventando un ardito, ok? Quindi cercando di sottrarsi alla routine della trincea. Quindi, appunto, un caso di evasione in qualche modo in avanti, addirittura, cioè in avanti nel senso proprio dell'assalto in avanti, diventando uno specialista dell'omicidio anziché rimanere alla catena di montaggio, ecco, della carneficina. Personaggio questo con un finale aperto, di cui veramente non vi parlo, ma secondo me è uno che avrà un futuro, ecco, nei 20 anni successivi agli eventi narrati, così, a occhio. Il secondo protagonista è, per dirla adesso in maniera molto spiccia, uno che cerca di fingersi pazzo per farsi riformare, e ce ne furono tanti, una casistica notevole, che diede molto lavoro agli psichiatri militari, i primi psichiatri militari, perché poi la psichiatria militare di fatto nasce più o meno in quegli anni lì. Guerra russo-giapponese, quindi si parla di una decina d'anni prima, ecco, cioè, e insomma, consideriamo anche che Freud era proprio, come dire, erano ben pochi, ecco, quelli che ancora avevano avuto modo di apprezzarlo, tanto in Italia, poi figuriamoci, era austriaco, era un nemico, figuriamoci, potevano andare entrare in voga le sue teorie. Quindi diciamo che l'approccio era piuttosto grezzo, ecco. In certi casi il mandato che veniva dato dagli alti comandi era: sgamateli, trovate quelli che simulano. Quindi i metodi, diciamo, che erano distanti tanto così dalla tortura, ecco, alle volte. Oppure anche i metodi proprio psichiatrici, fateli ripigliare, anche se non sono simulatori, no? E anche qui i metodi non scherzavano, insomma, ecco, i bagni caldi e freddi, no? Le faradizzazioni, gli elettroshock, insomma. Attacco due elettrodi, quando urli vedi che non sei afasico, vedi che vuoi tornare in trincea. Hai una gran voglia di tornare in trincea e non restare qui a farti faradizzare. Ma c'era anche tutto un dibattito, come dire, anche questo, se vogliamo, con dei risvolti comico grotteschi, però non meno importanti, sul fatto che poi il matto, chi sviluppava patologie, perché poi ne sviluppavano e come, e vere, se andasse riformato, tenuto a casa e curato, oppure no, perché insomma qualcuno diceva: ma se noi facciamo tornare a casa tutti quelli che hanno sviluppato delle patologie, sviluppato poi non era mica mai imputato la guerra era considerato solo il fattore scatenante. La teoria dell'epoca era che uno era già potenzialmente matto, la guerra ti dava solo così una spinta. E questi, se noi li salviamo e lasciamo al fronte a morire quelli sani, poi dopo la guerra ci ritroviamo i matti per strada e quelli sani sono morti. Forse sarebbe meglio fare il contrario, cioè creiamo dei reparti di matti da lanciare contro il nemico, perché alcuni di questi poi perdono i freni inibitori, perdono, no, il senso dello sprezzo del pericolo, via, buttiamoli contro gli austriaci.
Così come è vero che stanno sciacquando, vabbè. Così come è vero che stanno scaricando. Così come è vero che ci furono anche dei casi isolati, e nel racconto, nel secondo racconto, si parla anche di questo, se non, no, cioè di qualche psichiatra illuminato, come ad esempio questo Gaetano Boschi di Ferrara, che poco fuori Ferrara, insomma, in questa villa seminario, applicava invece una metodologia molto innovativa per la nevrastenia da guerra, no? Che aveva sviluppato, come dire, patologie di nervi, e venivano qui raccolti in questo paesaggio pianeggiante, senza manco una collina all'orizzonte, nella bassa ferrarese, così proprio delle montagne, uno non poteva avere ricordi negativi, eccetera, e venivano fatti ad esempio lavorare, c'erano dei laboratori di falegnameria, c'era l'ergoterapia, no? Chiamavano. Venivano visitati, insomma, si parlava, stavano tranquilli. Alcuni che finirono, diciamo, da Boschi furono, ad esempio, De Chirico e Carrà, e cominciarono a dipingere. Lui gli disse: fate i pittori benissimo, ecco i cavalletti, i colori, e nacque la pittura metafisica, insomma, più o meno, nacque così. C'era anche De Pisis, che vivendo a Ferrara poi li andava a trovare, alle volte, insomma, il caso vuole. Però appunto la cosa interessante è sia tutto il dibattito che nacque, che per quanto sia, per quanto anche greve alle volte, nei contenuti, però comunque segnò l'inizio di qualcosa, ecco. Certo, Basaglia era di là da venire, però appunto la storia è fatta di passaggi, ma al tempo stesso appunto offre anche uno spunto narrativo e letterario, perché appunto capire quanto uno ci fa e quanto uno ci è alle volte era un problema, certo, per gli psichiatri che avevano il mandato di sgamare, ma poteva diventare un problema anche per il paziente stesso, ecco, che magari qualche patologia l'aveva sviluppata davvero, davvero qualcosa si era slatentizzato, e per soprattutto per i parenti, per chi stava a casa e se lo vedeva tornare, eccola. Il personaggio del secondo racconto è uno che costruisce una grande architettura, un grande ingegno evasivo, però poi, insomma, non vi dico, puntini puntini, ovviamente, non tutto fila liscio. Ecco. Nel terzo racconto, il terzo racconto è un racconto che parla della nascita del surrealismo, fondamentalmente, addirittura Valla, insomma, un'ipotesi abbastanza azzardata, che il surrealismo sia nato da una corrispondenza epistolare, in un certo senso, cioè dall'incontro durante la Prima Guerra Mondiale tra un giovane infermiere dell'esercito francese che si chiamava André Breton e Jacques Vacher, un soldato ferito in un ospedale, appunto, dove lui prestava servizio, e nell'amicizia che nacque tra questi due, la corrispondenza, queste lettere collage, appunto, molto strane, che poi si spedivano, nacquero i germi di quello che poi nel dopoguerra sarebbe diventato il surrealismo. Uno dei due, Vacher, morì proprio a guerra appena finita, nei primi mesi del 19, e quindi rimase una sorta di santo nume tutelare, del santo laico, ecco, del surrealismo, e Breton spesso, come dire, dialogò, tra virgolette, col fantasma di Vacher. In questo racconto noi immaginiamo un incontro che avvenne invece molti anni dopo tra la sorella di Vacher e Breton, sorella cresciuta, nata quando il fratello, insomma, nata poco prima che il fratello morisse, e quindi non l'aveva mai conosciuto. Volle andare, questo è un fatto storico, insomma, documentato, volle andare a conoscere Breton e a chiedere a Breton chi era suo fratello, ma questo incontro avvenne nel 1949, quindi molti anni dopo. Quindi è tutto basato su due piani temporali ed è scritto un po' alla maniera surrealista, diciamo, che mima in qualche modo lo stile surrealista. Sono flussi di coscienza che, no, fluiscono uno nell'altro, poesie sbriciolate dentro la prosa, eccetera. Il quarto racconto ha come protagonista un pittore, il quale, come dire, entra a far parte della grande trasformazione del costume militare, chiamiamolo così,
della strategia o piuttosto tattica militare, quando in Francia venne inventato il camouflage, il mimetismo, i tessuti mimetici, le pitture mimetiche per le artiglierie, per i carri armati, gli aeroplani, eccetera. E diciamo che abbiamo immaginato che in qualche modo nel momento in cui anche in Italia, oltre che negli altri eserciti, si diffuse questa nuova tecnica, questo nuovo pensiero proprio del mimetismo, abbiamo immaginato, ecco, che un pittore che poi anche lui continuerà in qualche modo nel surrealismo, fondasse una compagnia camaleonte, cioè una compagnia di mimetisti, come dire, davvero molto convinti e capaci anche loro di evadere, ma non fuggendo appunto dal campo di battaglia, ma di sparire dentro il campo di battaglia, divenendo letteralmente invisibili ovunque, ma appunto nel senso proprio del sottrarsi quindi in qualche modo alla carneficina. E la particolarità del racconto è che è scritto come con la tecnica, diciamo, del finto saggio. Formalmente si presenta come un saggio divulgativo, in realtà è un racconto finzionale su uno sfondo storico. Ovviamente la nascita del camouflage è documentata, ma appunto Bonamore è un personaggio immaginario, così come anche i quadri che sono descritti nel racconto, e anche i critici che li descrivono, ovviamente anche quelli sono personaggi di finzione. Ancora una cosa che si può dire, se vogliamo, è che questi quattro racconti in successione rappresentano appunto quattro modi, quattro stili diversi di lavorare con la storia, quindi sempre all'interno della storia, sempre con la storia noi lavoriamo, anche quattro modi diversi di lavorare con le fonti, vere, inventate, per metà vere, per metà inventate, adattate, eccetera, eccetera, e di fatto sono tutte le modalità che poi noi abbiamo utilizzato nel corso della storia del nostro collettivo. Ecco, abbiamo in qualche modo ricapitolato. Ecco. Significa che d'ora in poi scriveremo solo cose di questo tipo? Ovviamente no, d'ora in poi non lo sappiamo cosa scriveremo, ecco, però in questo momento ci è sembrato, insomma, particolarmente interessante fare questo tipo di esperimento. Io devo dire che all'inizio noi non pensavamo proprio di scrivere un libro ambientato durante la Prima Guerra Mondiale a centenario in corso del conflitto del 15-18. Proprio, anzi, probabilmente avevamo scartato l'idea. Di solito per i nostri lavori collettivi, per i romanzi collettivi, insomma, escluso Altai, abbiamo sempre impiegato almeno 3 anni di lavoro, e 3 anni fa sicuramente non era nemmeno nelle nostre idee quella di scrivere un libro a centenario in corso. Quindi, diciamo, in qualche modo, contrariamente dall'associazione, dal collettivo Lapsus, noi ci eravamo posti come obiettivo quello di bucare il centenario, di non occuparcene. Se abbiamo cambiato idea è stato probabilmente per il come il centenario è stato celebrato, nel senso che non ci aspettavamo un simile livello, diciamo, dal punto di vista del mainstream, della comunicazione generale, un simile livello di celebrazione di alcuni aspetti, in particolare della guerra, e un così scarso controcanto rispetto ad altri. Nel senso che la Prima Guerra Mondiale ci è sembrato che sia stata celebrata intanto come episodio della storia patria nel quale il paese si è presentato unito. Quindi, diciamo, la celebrazione di una unità di intenti, di una unità di obiettivi, di una unità di opinioni, con appunto un pensiero unico diffusissimo, con pochissima
opposizione, con una cultura tutto sommato per gran parte schierata, per motivi magari diversi, ma schierata per l'intervento. Quindi diciamo una celebrazione dell'unanimismo, in fondo, dell'essere tutti d'accordo, del mettersi tutti l'elmetto e di schierarsi, che ci sembrava un invito molto esplicito anche rispetto all'oggi. Insomma, non a caso si parla oggi di partiti della nazione, di richiami a un certo tipo di nazionalismo, di tentativi di fare la stessa operazione unanimista con la memoria, quindi la memoria condivisa, e sostanzialmente la difficoltà di fare tutto questo con altri momenti della storia nazionale, quindi in particolare ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, che invece il paese lo ha spaccato, ha generato la guerra di liberazione, la guerra civile, la guerra di classe, e invece la Prima Guerra Mondiale come episodio che in qualche modo ci ha visto uniti, no? Come in parte era stata una guerra di 4 anni prima, la guerra italo-turca, anche la guerra per la Libia aveva ottenuto un effetto molto vasto di adesione, anche se non altrettanto vasto, nel senso che in realtà, seppure con scarsa convinzione, per esempio la Camera del Lavoro fece uno sciopero generale, durante quello sciopero generale contro la guerra di Libia ci furono anche dei morti, ci furono cariche di carabinieri, insomma fu un intervento più contestato. Non è un caso che una delle figure diciamo a livello giornalistico più note dell'opposizione alla guerra di Libia fosse Benito Mussolini, che soltanto 15 anni dopo andrà in Libia a celebrare la riconquista del paese da parte del fascismo dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi da un lato questa celebrazione e dall'altro la celebrazione di una guerra che, grazie anche a quell'unanimismo, l'Italia ha vinto. Quindi una guerra che andava fatta, una guerra in qualche modo necessaria, una guerra che, siccome è avvenuta, allora un motivo per farla ci doveva essere, e che poi è stata vinta. A parte, diciamo, quelle piccole frange di irriducibili irredentisti, che poi sono piccole fino a un certo punto in realtà, che nell'occasione del centenario hanno risventolato e ritirato fuori dalla naftalina questioni di terra irredente, vittoria mutilata, gli slogan del tipo abbiamo vinto la guerra, abbiamo perso la pace, eccetera. Però ecco, un episodio nel quale appunto, grazie a questo essere uniti, l'Italia ha fatto quello che andava fatto. E quindi anche una celebrazione della Prima Guerra Mondiale che ci sembrava passare attraverso una naturalizzazione della guerra, dell'evento bellico, no? Qualcosa che appunto fa parte della storia dell'umanità, fa parte del modo di stare insieme degli uomini, fa parte del modo di vivere sulla terra da parte degli uomini, e che a un certo punto è per certi versi inevitabile e viene combattuta. Anche questa ci sembrava, insomma, un'indicazione tutto sommato ad uso dell'oggi, ci sembrava che invece venissero in questo quadro semplicistico che ho riassunto, in questo quadro che non tiene conto di tutta una complessità storica, ci sembrava che venissero silenziate ovviamente molte voci, insomma, che questo effetto venisse prodotto mettendo a tacere molti pezzi di storia, oppure usandoli come questioni marginali, in qualche modo, questioni secondarie che potevano anche essere tirate fuori, potevano anche essere indagate, magari storicamente, ci si poteva fare su anche un convegno, però proprio in quanto questioni marginali, cioè diciamo così, magari la questione della follia, la questione della diserzione, l'insubordinazione militare, l'opposizione anche, diciamo, di opinione alla guerra, eventualmente avevano spazio per essere indagate, ma solo in quanto pezzettini, frammenti complementari rispetto a una visione d'insieme che invece non doveva cambiare di senso, no? A volte il rischio, diciamo, nel fare
la storia delle voci silenziate, nel fare la storia dei dimenticati, degli oppressi, di coloro che non hanno avuto lo spazio per enunciare e per far sentire la loro voce, a volte corre questo rischio, no? Di trasformare la storia dei subalterni in una storia subalterna, la storia dei marginali in una storia marginale, che proprio in quanto marginale, in quanto rimane nel suo ruolo di margine, permette invece alla storia monumentale, alla storia ad uso del delfino, alla master fiction, di occupare una posizione centrale, fondamentale, no? E noi invece volevamo cercare, insomma, di dare un rilievo diverso, soprattutto di usare queste vicende, appunto, apparentemente marginali, per comporre invece un quadro attraverso quelle vicende, non per tenerle, diciamo, ai bordi, non per farne, diciamo, il completamento dell'immagine, le tessere che magari dagli angoli si staccano e quando restauri il mosaico le vai a rimettere, ma usare quelle tessere per fare un altro mosaico, un mosaico alternativo, ovviamente fatto di pezzi, quindi che il lettore eventualmente può smontare, può mettere a critica, rispetto al quale può porsi il problema di come rimontarlo eventualmente, di come cambiare l'ordine delle tessere. E ci è sembrato che, appunto, le fughe che abbiamo cercato di raccontare potessero aiutarci nel disegnare, tracciare questo mosaico alternativo. Sono fughe, appunto, dall'invisibile ovunque, e cioè da una realtà bellica che è ubiqua, omnipervasiva, anche laddove non la si vede. Questo è probabilmente un tratto distintivo che la Prima Guerra Mondiale propose per la prima volta. Insomma, le guerre del passato in Europa, appunto, forse a parte quella del 1905 russo-giapponese, che però già era, diciamo, in un quadrante differente, le guerre del passato in Europa erano guerre localizzate, c'erano campi di battaglia, c'erano luoghi dove si combatteva, assedi magari, localizzate anche nel tempo, si combatteva in determinate stagioni dell'anno e non in altre. Una guerra, anche una guerra, appunto, dei 7 anni, dei 30, dei 100 anni, non si combatteva mai per 7 anni di fila, no? Queste sono in qualche modo etichette storiche che sono state date a posteriori, ma molto spesso erano un periodo nel quale ogni tanto c'era una campagna bellica, una battaglia, un momento di scontro. E invece la Prima Guerra Mondiale, da questo punto di vista, è una guerra nuova, è una guerra che, appunto, coinvolge il paese, coinvolge i paesi, le nazioni, anche lontano dal fronte, li coinvolge per un tempo continuato, anche quando non si combatte comunque gli eserciti sono mobilitati, si sta in trincea, si scavano nuove trincee, si fanno i lavori, i soldati non tornano a casa, ecco, no? Nelle guerre di un tempo magari si andava a combattere, si faceva la campagna di primavera, poi si tornava a casa per l'inverno, qui i soldati tornano a casa solo ogni tanto per una licenza, e anche quando tornano a casa per la licenza la guerra li segue, la guerra scandisce il loro tempo, c'è un giorno preciso entro il quale bisogna ripresentarsi, se non ti ripresenti entro quel giorno puoi avere qualunque motivo, dovevi seminare il tuo campo, dovevi incontrare tuo fratello, dovevi fare una qualunque delle giustificazioni che poi venivano portate da alcuni disertori in tribunale, ma cascasse il mondo quel giorno lì tu dovevi tornare e ripresentarti, altrimenti eri un disertore, altrimenti eri fuggito, diciamo, al tempo della guerra e all'invisibile ovunque, all'essere ovunque della guerra. È strana da questo punto di vista la Prima Guerra Mondiale, perché unisce, appunto, aspetti di radicale modernità, innovativi come questo, o come l'aspetto fordista a cui accennava prima Federico, no? Una guerra in cui veramente i soldati sono quasi operai alla catena di montaggio, no? Anche da questo punto di vista il tempo scandisce le azioni della guerra. Clemente Rebora, che è forse uno dei pochi poeti che abbiano rappresentato la guerra in una maniera molto
cruda e molto critica in un suo stralcio in prosa, non in poesia, la definisce un'azienda ben avviata. Dice: abbiamo i nostri tempi, adesso si mangia, come a mensa, come in fabbrica, a un certo punto c'è la mensa, e la guerra è un'azienda ben avviata. Dall'altra parte c'erano aspetti invece molto arcaici, no? C'è qualcuno che addirittura, qualche storico, l'ha definita una guerra primitiva, proprio perché coinvolge interamente le popolazioni, che è una caratteristica, diciamo, delle guerre dei tempi in cui non si era ancora formata all'interno dei vari popoli una casta di guerrieri. E quindi, non so, se uno guarda le guerre, appunto, di popoli cosiddetti primitivi, tutto il popolo andava in guerra, tutto il popolo tornava dalla guerra, no? E il tentativo di coinvolgere quote, potenzialmente tutto il popolo, diciamo la popolazione abile maschile, da questo punto di vista per alcuni storici sarebbe primitiva. In Francia furono 8 milioni mobilitati, furono il 65% dei maschi lavoratori abili cosiddetti, no? Per certi aspetti una guerra medievale, insomma, quando si legge in qualche diario che gli ungheresi sul Carso andavano all'attacco delle trincee, quando saltavano nella trincea italiana brandivano delle mazze ferrate, a uno, no, viene in mente un tipo di combattimento corpo a corpo da crociati, da cavalieri medievali. Allora, ecco, possono essere interessanti i tipi di fughe che abbiamo delineato, e magari, appunto, rivedere un po' che genere di fuga sono. Per esempio, nel terzo racconto, quello surrealista, qual è il tipo di fuga che noi abbiamo voluto raccontare da questo invisibile ovunque? Perché ovviamente, siccome ci pare che l'invisibile ovunque bellico sia qualcosa con cui abbiamo a che fare anche oggi, beh, insomma, i tipi di fuga possono essere in qualche modo anche possono dare un'ispirazione, possono essere dei suggerimenti. Sono due i tipi di fuga che raccontiamo. Uno è quello di Jacques Vacher, lo ha citato prima Federico. Jacques Vacher non è fuggito prima dalla guerra, nessuno dei nostri personaggi fugge preventivamente, nessuno è un disertore, diciamo, già renitente. Sì, un renitente alla leva, cioè già convintamente avversario della guerra, che non si presenta nemmeno, no? Sono tutti personaggi che dentro al meccanismo della guerra, nell'invisibile ovunque, ci si ritrovano invischiati e poi devono studiare, appunto, una via di fuga una volta che ci sono dentro, una volta che l'hanno conosciuta e che magari hanno capito che si tratta di qualcosa di diverso da quello che si aspettavano. La strategia di Jacques Vacher era lo humor nero, fondamentalmente, perché Jacques Vacher cercava di prendere in giro la guerra. Scriveva a Breton delle lettere dove diceva: oggi non mi sono preoccupato più di tanto di ripararmi dalle pallottole, perché tanto io so di non poter morire, perché io obietto all'idea di morire in guerra. Siccome ho fatto questa obiezione, siccome diserto da questa idea, io non morirò in guerra. In effetti c'è riuscito. È morto che era ancora mobilitato, in realtà, quindi che ancora non lo avevano rimandato a casa senza la divisa, però non durante un'azione bellica. Oppure scriveva a Breton: niente uccide un uomo come l'obbligo di rappresentare una nazione. E siccome io non rappresento la Francia, non rimarrò ucciso, perché ho deciso che non rappresento la Francia, per quanto la Francia vorrebbe, cerca di tirarmi per la giacca, ma io non voglio, e quindi rimarrò vivo. Dall'altra parte c'è il tipo di fuga di Breton, che è interessante perché... Sì, beh, sì, Vacher, accennavo prima come morto, magari, dice Federico, vale la pena raccontarlo brevemente. Lo hanno ritrovato in una stanza d'albergo, nudo, insieme a un commilitone, nudo pure lui, morto, con un vaso di pasta di oppio sul comodino.
c'è chi ha parlato di overdose, c'è chi ha parlato di suicidio. È questo il motivo, peraltro, per cui Marie-Louise Vachet, che all'epoca aveva 2 anni, non seppe nemmeno di avere avuto un fratello. Cioè, non è che, diciamo, è cresciuta senza ricordarselo perché era troppo piccina. Non le hanno proprio neanche raccontato che ce l'aveva il fratello, no? I genitori hanno deciso di dimenticarlo, perché appunto era morto in quel modo, no? In quel modo disonorevole, aveva disonorato la famiglia, e quindi non esiste più. Lei scoprì delle lettere in soffitta nelle quali questo ragazzo, che si chiamava con il suo stesso cognome, parlava di lei dicendo: salutatemi la mia sorellina Marie-Louise, e si rivolgeva ai suoi genitori chiamandoli mamma, papà. Aspettò la morte dei genitori per non tirar fuori, diciamo, questo episodio doloroso, e poi andò a incontrare Breton. E anche Breton ha mette in campo, diciamo, un tipo di fuga. Il tipo di fuga di Breton consiste in questo: lui era studente in medicina, faceva il primo anno della università quando viene chiamato in servizio. Mi pare avesse 19 anni, li doveva compiere 2 giorni dopo, una cosa del genere, e a un certo punto riesce a farsi assegnare a questo ospedale di Saint-Dizier in Bretagna, dove il suo compito, siccome a lui interessava invece la psicanalisi, Freud, il suo compito è quello di esaminare i simulatori per capire se ci fanno o ci sono. Gli deve fare delle domande e poi stilare una relazione. E come fa Breton a fuggire, diciamo, da questo, no? In qualche modo è preso dentro al meccanismo della guerra. Lui in realtà, appunto, attraverso il suo essere infermiere, aveva già attuato un tipo di fuga, no? E chiedendo di andare non proprio in prima linea, quindi in un luogo manicomiale, quella per lui era già un tipo di fuga, quantomeno dalla trincea. Però poi anche nel manicomio si ritrova che, appunto, l'invisibile ovunque lo riprende dentro al suo meccanismo, che gira e che non dà scampo. E lo scampo Breton lo trova, e ne parla poi anche di questo come di una delle ispirazioni per il suo realismo, trasformando queste interviste in momenti nei quali scoprire una realtà invisibile agli occhi, nello scoprire appunto la dimensione surreale del mondo. E cioè, dice, io ben presto cominciai a disinteressarmi completamente del fatto se costoro fossero dei simulatori, fossero impazziti davvero, nevrastenici, predisposti oppure no. Stilavo i miei resoconti molto genericamente, ma la cosa che mi interessava, e mi rendevo conto che cominciavo a fare le domande perché volevo sentire come queste persone rispondevano, no? E come queste persone, attraverso la follia, attuavano, o la simulazione, attuavano comunque, che fosse simulazione o che fosse follia, una fuga dalla dimensione bellica, no? Qui lui fa per esempio un incontro che rievocherà molte volte nel corso della sua vita, nei suoi scritti, lo poeticizzerà, lo metterà in forma narrativa, con un soldato che pensava che la guerra fosse un'enorme finzione fatta per torturarlo, per tormentarlo. Diceva: mamma mia, ma che cosa che hanno messo in piedi per farmi del male a me, soltanto a me, mi vogliono mettere alla prova, io non capisco il senso di questo esperimento. Però, convinto di questo, era uno di quelli che appunto si alzavano dalla trincea in piedi sul parapetto mentre volavano granate e proiettili, e poi, finito l'attacco, siccome magari non era rimasto ferito, diceva: vedi, c'avevo ragione, questa qui è tutta un'invenzione, no? I cadaveri sono fatti di cera, i feriti, beh, ma perché quando si va a teatro non c'è il sangue finto, è un trucco facilissimo. E metteva, diciamo, no? E Breton dice: non credendo alla follia durante la guerra, ho incontrato un folle che non credeva alla guerra, no? Quindi non crederci, strategia di fuga, non crederci.
Poi c'è questa la strategia del camuffamento, no? Abbiamo detto, cioè il camaleonte che cerca di confondersi, di non farsi vedere, che capisce che il camuffamento militare portato alle sue estreme conseguenze altro non è che la negazione della guerra. Perché se voi ci pensate, applicando il camuffamento, cioè il tentativo di sottrarre il bersaglio al nemico, non tanto a chi attacca e che quindi si camuffa per non essere visto mentre spara, ma a chi appunto diventa bersaglio, alla preda in qualche modo, beh, se il camuffamento militare riesce alla perfezione e lo applicano tutti e due gli eserciti, che succede? No, non ci vediamo neanche più. A chi sparo? Con chi faccio la guerra? Non vedo nessuno, non c'è nessuno davanti a me. Quindi il protagonista del racconto in qualche modo sembra intuire questo, sembra intuire che c'è quasi una via militare che porta però ad uscire dalla guerra. Eventualmente non visti ci possiamo anche sottrarre dalla battaglia stessa, no? Cioè gli stessi generali che ci hanno dato le divise mimetiche, che ci hanno dato la possibilità di diventare camaleonti, in qualche modo ci offrono l'arma che può essere rivoltata contro la guerra stessa, perché come un camaleonte io posso allontanarmi non visto dal teatro di guerra, salutare tutti e non farmi vedere mai più. L'altra strategia, appunto, si diceva, è quella della follia, che ovviamente nel racconto presenta grossi rischi individuali e non solo individuali, però sicuramente attraverso la follia, attraverso alcune intuizioni della follia, viene espressa anche una critica radicale della guerra e del suo meccanismo. Una delle cose forse più lucide che si chiede il matto o presunto tale o simulatore protagonista del racconto è: ma come mai i mutilati li fanno sfilare, hanno tutte le loro medaglie perché uno ha perso una mano, uno ha perso una gamba, tutti li osannano e li applaudono come eroi che hanno sacrificato una parte di sé per la patria, e le donne volentieri vanno al loro braccio, a noi altri mutilati del cervello non viene riservata la stessa sorte? Pure anche noi abbiamo perso un pezzo per la patria, abbiamo perso un pezzetto di noi, no? Nella guerra, eppure niente pensione, niente celebrazione, nei libretti con le indicazioni per i mutilati su come farsi assistere non c'è una parola su chi è rimasto mutilato nella mente, nell'animo, nell'identità, nel cervello. Come mai tutto questo? Come mai noi invece veniamo trattati alla stregua dei disertori, come se appunto la follia fosse stato un modo per fuggire se la guerra, se la realtà è ovunque e la realtà è folle, allora il tentativo di fuga ovviamente è in quella che normalmente viene considerata follia. E infine penso sia indicativo anche il tipo di fuga del primo racconto, cioè quella di questo volontario, perché quella è una fuga appunto in un tentativo di elevarsi rispetto alla massa, no? che partecipa alla guerra, di elevarsi rispetto alle trincee, quindi una scelta elitaria, e quella scelta porta appunto il nostro protagonista verso il regime, lo porta ad essere un figlio del reducismo di cui il regime di lì a poco probabilmente si servirà. Il racconto non lo dice, ma è abbastanza evidente che, diciamo, il risultato della scelta elitaria, della fuga, quindi non soltanto individuale, ma anche che cerca di elevarsi rispetto alla massa, rispetto al destino del popolo, porta costui a essere uomo arma a disposizione di una
di un'altra istituzione totale, in fondo, repressiva. Niente, questo diciamo un po' gli stimoli che appunto di fronte a un centenario celebrato così ci siamo sentiti di dover dare, di voler dare. Non ho detto, l'aggiungo proprio in fondo, l'altro motivo per cui ci siamo sentiti di prendere la parola narrativamente sulla Prima Guerra Mondiale è che mentre la si celebra la si fa anche, no? E quindi mentre si parla di Prima Guerra Mondiale, la guerra è dispiegata, è invisibile ovunque anche adesso, e ovviamente questo ci pone il problema di come fuggire dall'istituzione totale, e ci dà però anche l'opportunità probabilmente di poterla combattere in molti più luoghi di quelli che non sembrerebbe apparentemente, no? Nel senso, se la guerra è invisibile ovunque, se è ovunque, allora la possiamo combattere, la possiamo contrastare anche nei quartieri, la possiamo contrastare parlando di energia, di trivelle, è in qualche modo un dispositivo che tiene insieme molti aspetti della vita quotidiana oggi, e di conseguenza l'invito è proprio questo: a rendere visibile l'invisibile, far vedere che è ovunque, e forse già questa, visto che la strategia di quell'ovunque è proprio quella di rendersi invisibile oggi ancora di più, visto che la guerra non ha tanto bisogno di propaganda, non ha bisogno di dichiarazioni di guerra, non ha bisogno di leva di massa, probabilmente rendere visibile quell'ovunque è una delle strategie che possiamo cercare di mettere in campo. Se qualcuno ha qualche domanda, vuole... Sì, abbiamo una mezz'ora, perché noi essendo qua dalla mattina poi abbiamo un treno, l'ultimo, grazie a Trenitalia, grazie ai Frecciarossa, grazie al cazzo, l'ultimo treno per Bologna alle 10:15, un regionale, quindi approfittate, quindi una mezz'ora però ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo volentieri, quindi davvero prego. Ciao. Ciao, grazie del vostro tempo. Una domanda che porta un po' lontano e forse è più basata su quello di cui avete parlato stamattina in termini di propaganda. Voi dite che oggi, sono d'accordissimo, si nasconde quello che noi facciamo, perché lo facciamo lontano da casa, lo facciamo con forze speciali, lo facciamo con... Dall'altra parte invece ci troviamo, e parlo dell'ISIS o come viene chiamato, le altre cose, dove invece la propaganda, almeno ci propinano che siamo fortissimi sulla propaganda, e riescano a convincere persone che abitano dall'altra parte del mondo, in una società che magari è abbastanza simile alla nostra, ma perché qualcosa gli manca dentro, decidono di intraprendere questo viaggio, andare fin là in fondo e andarci a morire, andarci ad ammazzare. Quali anticorpi possiamo sviluppare anche nei confronti delle società ghettizzate nei nostri paesi, o comunque quali anticorpi è necessario per arrivare, che perché dall'altra parte mi sembrano quasi dei partigiani, forse ho preso tanti insulti quando li ho accomunati, però venendo da una tradizione emiliana, paese, parlavate di arditi, io vengo da Parma dove gli arditi hanno avuto tutto un altro significato rispetto al classico standard italiano, quindi quali anticorpi o quale letteratura futura presenterà questi partigiani di oggi, non lo so. Ma non è facile chiaramente rispondere sugli anticorpi. Io penso che, vabbè, da un lato probabilmente gli anticorpi sono nello schierarsi contro la guerra, appunto avendola in mente come presenza nonostante la sua distanza, no? Intanto appunto nel non considerarla un evento naturale,
un evento che comunque si appunto si dà perché deve darsi, perché è così, e in fondo che altro possiamo fare, no? È strano, però oggi un movimento contro la guerra come quello che scese in piazza ormai diversi anni fa in molte piazze del mondo, in molte strade del mondo, con 3 milioni di persone, insomma calcoliamoli come vogliamo, comunque che addirittura viene definito appunto superpotenza a livello mondiale, l'opinione pubblica contro la guerra, è quasi impensabile, no? Si fa fatica a pensarlo, perché probabilmente appunto la guerra un giorno dopo l'altro, dai e dai e dai, è stata trasmessa e presentata come qualcosa di naturale, inevitabile, necessario. Ecco, quindi forse un primo anticorpo intanto è esercitare lo sguardo, come dicevo prima, a vedere ciò che viene reso invisibile. Dall'altra parte mi pare che appunto se la propaganda non è direttamente bellica, cioè mentre appunto nel 15-18 c'era proprio la chiamata alle armi da parte dei media, dei grandi giornali, dei gruppi economici, perché comunque bisognava convincere ogni famiglia italiana che era giusto che un figlio, un fratello, un padre andassero al fronte, andassero a morire. Se oggi questo non c'è, però in realtà dietro ogni notizia, se non ogni notizia, però dietro a molte notizie possiamo trovare l'eco della guerra, no? Possiamo trovare la strategia di una propaganda che ci vuole convincere che la guerra è necessaria, e dietro a ogni interazione anche quotidiana. Quindi a me viene da dire, gli anticorpi dovremmo giocarli appunto nella vita dei quartieri, nelle scuole dove i figli studiano, nei luoghi di ritrovo, e appunto dietro a tante notizie. Tutto per esempio il maccherone mediatico che è stato montato a un certo punto all'inizio di quest'anno intorno ai cosiddetti fatti di Colonia, che in realtà erano i giornalisti che erano fatti di Colonia, nel senso che si erano fatti una pera di quella roba lì. Ecco, apparentemente diciamo quella notizia potrebbe non avere a che fare con una propaganda direttamente bellica, in realtà probabilmente no, aveva assolutamente a che fare con quello, era un modo per additare un'emergenza, un pericolo, una necessità di nuovo. Quindi ecco, a me viene da dire questi strumenti della critici, cercare anche in altre questioni che ci coinvolgono di vedere qual è l'aspetto bellico, no? In fondo tutte le questioni che riguardano l'energia, probabilmente in questo momento non soltanto il petrolio, voglio dire, ma il gas, tutte queste questioni in questo momento sono giocate nella prospettiva della guerra attuale e di una eventuale guerra futura, no? Che succede se qua si scatena davvero una guerra più grossa? Come facciamo con le riserve di gas? Dove lo mettiamo? Dove lo andiamo a prendere, no? Ecco, per esempio, vedere questo tipo di mosse e di pensieri dietro a questioni che invece magari possono sembrare più staccate, no? Come l'arrivo di un oleodotto a San Foca in Salento, che uno può dire una questione ambientale, che va benissimo, però appunto è anche una questione che ha a che fare con la questione della guerra. Quindi cercare di tirarla fuori tutte le volte che si può, delle due sbagliando al contrario, no? Cioè delle due magari qualche volta facendo l'errore di vederla laddove non è, però almeno questo, cioè, renderà la guerra un po' meno naturale, un po' meno nascosta. A me sembra l'anticorpo principale, insomma, che possiamo giocare.
Prego. Ce n'è di cavo. Andiamo fino a lì. Sì, sì, prima si fa solo dei nodi. Stavolta ho sentito il discorso della Clinton al giovedì di fuoco, no? E diceva bisogna abbattere i muri, non bisogna costruirne. E mi chiedevo che giudizio aveste su di lei, sul fatto anche che diceva anche dobbiamo cominciare a pensare ad evitare le guerre, le lobby delle armi. È solo propaganda democratica oppure lo pensate? Promotrice dell'ingresso in Libia. Loro è tanto che non fanno guerra, fanno interventi umanitari. Il lessico dice tutto, appunto. Una volta c'era l'ambasciatore che andava a consegnare la dichiarazione di guerra, no? Adesso si fanno operazioni di polizia internazionale, operazioni umanitarie, o comunque ci si difende appunto dalla minaccia di ISIS o Daesh o come lo si vuol chiamare. Cioè le grandi potenze occidentali sarebbero minacciate da un gruppo di persone su dei gipponi con dei mitraglioni che non hanno l'aviazione, non hanno la contraerea, non hanno reparti blindati eccetera eccetera, che militarmente si potrebbero sconfiggere in 15 giorni, forse sono anche, come dire, vado anche per eccesso. Una narrazione che non si può smettere di fare è che esistono forze che vengono, innanzitutto che sono il prodotto delle scelte del passato, poi siamo tutti buoni come la Clinton col senno di poi a dire però in Iraq abbiamo sbagliato, sai com'è, appunto c'erano 100 milioni di persone in giro per il mondo in piazza che te lo stavano dicendo mentre lo facevi, va bene, non era lei precisamente, d'accordo, però mentre lo facevate, ragazzi, c'era un po' di gente che lo diceva, c'era l'opinione pubblica, c'era. E secondo me andrebbe ripresa questa cosa anche contro la depre che poi sale perché la guerra l'hanno fatta lo stesso eccetera eccetera e 13 anni dopo siamo ancora qui che ce la meniamo, però insomma dirselo che avevamo ragione non fa male, ecco, perché Daesh è nato da quella roba là, da quelle scelte di allora, è proprio il frutto diretto di quella roba lì, quindi però serve, cioè è un frutto che serve a tenere instabile un'area geopolitica. La guerra in Libia che faremo, la nostra terza guerra in Libia, terza, quarta, forse addirittura quarta, vabbè, diciamo che il 2011 è stato il programma di questo, di questa roba qui, diciamo tre, quindi conquista, riconquista mussoliniana e poi questa roba qui, fa parte in realtà di un gioco geopolitico che riguarda il Medio Oriente, appunto, non è Daesh, cioè non è quello. È che c'è un'area che deve rimanere instabile, ma che è instabile da quando? Dalla prima guerra mondiale, torniamo sempre là, cioè il Medio Oriente è stato disegnato sulla carta da chi ha vinto la prima guerra mondiale e si è mangiato l'impero ottomano, se lo sono spartito, cioè. Infatti Daesh parla sempre dell'accordo Sykes-Picot, la conoscono la storia, hanno studiato l'accordo Sykes-Picot tra appunto un funzionario inglese e un funzionario francese, era quello delle potenze dell'intesa, la Russia poi si chiamò fuori perché Lenin salutò tutti quanti, ma anche la Russia sarebbe aspettato un pezzettino dell'impero ottomano, e quindi se la accaparrarono Inghilterra, Francia, anche l'Italia cercò per la verità di infilarsi, mandammo dei carabinieri già allora, mandammo 2000 carabinieri che avevano il compito di sorvegliare un tratto di ferrovia tra l'Egitto, nel Sinai, tra l'Egitto e la Palestina, ma insomma li lasciarono lì un po' nelle retrovie, perché però facevamo parte dell'intesa, quindi anche noi avevamo il nostro contingente già allora, appunto, e addirittura il proclama Balfour. Già all'epoca, nel 1918, quando gli inglesi entrano a Gerusalemme, Lord Balfour dice questa sarà la patria del popolo, sarà una casa, dice, per il popolo ebraico. L'esercito britannico era pieno di ufficiali sionisti, inglesi sionisti, che erano stati utilizzati per fare lo spionaggio, perché avevano molti legami in loco, eccetera. Quindi gran parte dell'intelligence britannico era... il proclama Balfour fu scritto in quattro lingue, tra cui anche l'italiano,
perché per quei 2000 carabinieri che avevano mandato là. Quindi questione palestinese nasce all'epoca, appunto, quando si cominciano a garantire alcune cose ai sionisti. I confini vengono tracciati all'epoca sulla carta, si fa una conferenza al Cairo con Righello e inventano l'Iraq, ma si è sempre chiamato Mesopotamia, quella tra l'altro, Iraq, è anche più corto, risparmio inchiostro quando devi scriverlo, Kuwait, Giordania, eccetera. Nel frattempo i sauditi prendono il potere, nel frattempo, negli anni 20 prendono il potere in Arabia, qualcuno dice guardate che sono wahabiti, guardate che, cioè, occhio, ma gli americani hanno già buone entrature, insomma prendono accordi con il Saud, è da allora che i sauditi hanno un filo diretto, diciamo, con gli Stati Uniti, entrati per ultimi nella prima guerra mondiale, ma insomma in quanto creditori di tutti avevano poi voce in capitolo ovviamente negli anni successivi. I curdi rimangono fuori, quindi la questione curda nasce all'epoca perché ops, ce li siamo dimenticati, non abbiamo finito abbiamo tirato tutte le righe, perché il Kurdistan rimase fuori. Non è che non ci hanno pensato, cioè, Churchill lo sapeva che stavano tagliando fuori questa gente, e quindi insomma, tutte le dinastie reali che vennero messe sui troni di questi paesi erano più o meno sorrette dall'Occidente, ma erano stati vuoti in qualche modo, non avevano una ragione storica, ecco, per esistere. Quindi quando noi in realtà, appunto, parliamo della storia di oggi, se vai indietro, appunto, piano piano, arrivi sempre lì. In realtà noi stiamo ancora scontando le conseguenze della prima guerra mondiale, forse molto più che quelle della seconda, che ci fa più impressione perché è più vicina, perché è finita con lo sgancio della bomba atomica, molto più, no? L'impatto anche visivo, ci hanno fatto molti più film sopra, quindi nel nostro immaginario è molto più forte, ma se guardiamo alla storia, dico solo guerra in Jugoslavia, ecco, tanto per dire, gli anni 90, cioè se noi guardiamo alla storia, in realtà la prima guerra mondiale ha avuto un impatto maggiore, non è un caso che un grande come Osborne parlasse di secolo breve, la facesse partire proprio nel 1914 il secolo breve, no? Io sono convinto, insomma, voglio credere ancora, ecco, che raccontarla questa cosa, raccontare la storia abbia un significato, ecco, non è giusto dargliela su, e credo anche che lo si debba fare con un certo cipiglio, ecco, che lo si debba fare dicendo, appunto, lo sapevamo e ve l'avevamo detto che andava a finire a merda, e però siete voluti andare a fare questa cosa qui, fantastico, ecco, e adesso pensate di tirarci fuori dalla merda nello stesso modo, perfetto. Cioè, non dobbiamo dargliela su, nel momento in cui noi pensiamo che però è andata così, che dobbiamo fare adesso? Ecco, secondo me stiamo già cedendo all'invisibile ovunque, cioè ci stiamo già rassegnando al fatto che siamo qui, in questa apnea, ecco, e non riusciremo più a avere una boccata d'aria. Un'ultima domanda, riusciamo a prenderla se ce l'avete. In realtà ne avevo un paio, però mi metto su uno soltanto che mi pare potrebbe essere un piuttosto, insomma, interessante avere la vostra risposta. Mi stavo domandando che cosa ne pensavate a proposito della schizofrenia europeista sulla memoria della Grande Guerra, perché facendo una rapida somma di cose che ci metto dentro. In questo momento sul piano, diciamo, del recupero da parte di una certa storiografia, comunque di un filone piuttosto ampio di storia culturale che si occupa appunto di settori, fogli, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, ma soprattutto di questa follia dell'archivio digitale, per cui tutto deve essere piazzato online, tutti possono andare dappertutto, eccetera. E pensavo poi a esperimenti come Europeana sulla Grande Guerra e cose di questo tipo. C'è questo forte
tentativo di, da una parte, di creare anche a livello europeo, nel senso di finanziamenti dell'Unione Europea sulla memoria storica collettiva, di fare in modo che noi pensiamo tutti di stare dentro una storia nella quale la prima guerra mondiale è stato un bel giardino dove gli europei si sono trovati, e quindi poi buttiamo dentro la nostra memoria collettiva, perché l'esperienza del soldato italiano sulla guerra di montagna è più o meno simile a quella del povero francese piazzato in mezzo alle trincee, insomma, della Marne, eccetera eccetera, e quindi che io posso sapere che cosa ha fatto il bisnonno di uno della mia età in Francia è più o meno uguale, e consideriamo il fatto che magari io e l'austriaco ai tempi saremmo stati su due confini di guerra opposti. E dall'altra parte tutto invece l'elemento che voi, insomma, in generale il Wuming, il collettivo, si è occupato anche a proposito del recupero di una certa retorica nazionalista, dove chiaramente nel momento in cui tu celebri la guerra, la grande guerra, la celebri in Italia, la celebri al Milite Ignoto, la celebri al tuo soldato, al soldato italiano di cui hai potuto tracciare il profilo genetico in qualche modo nazional-patriottico, ecco. Mi domandavo come voi in qualche modo leggete questa schizofrenia, soprattutto essendo anche occupati dentro l'invisibile ovunque, comunque nel discorso italo-francese, chiaramente dallo stesso lato della guerra, però comunque di due popolazioni che a quel punto si combattevano con una propaganda nazionalista, insomma, ben definita, e come questo discorso sta dentro anche l'esperimento che avete fatto sui surrealisti e in qualche modo su tutta questa parte di elite intellettuale e artistica che in qualche modo si è allontanata dall'elemento della guerra come elemento unificatore e nazionalizzante, e penso ad esempio a tutta la popolazione di intellettuali transnazionali che sono rifugiati in Svizzera e hanno parlato di un'Europa che fosse una patria aperta, e come questo è un grosso incidente, diciamo, culturale nel discorso invece oggi, all'oggi dell'Europa che si unisce, come quando si unisce a un'Europa che si unisce per fare una guerra collettiva, a proposito di quello che dicevate poco fa. Sì, intanto rispetto agli intellettuali, agli artisti che trovarono una via di fuga in Svizzera, quello è il centenario che ci piace festeggiare, no? Quest'anno nel 2016, proprio tra l'altro mi pare febbraio fosse il mese in cui cominciò le sue attività al Cabaret Voltaire, no? Quindi luogo di ritrovo, di nascita, di avanguardie artistiche, eccetera. Ciò nonostante... Ah, e pare che Lenin abitasse all'Arco. Sì, era proprio... era lì vicino. Ciò nonostante, secondo me è significativo rispetto al discorso che facevi, che è proprio un poeta, uno scrittore, che è quello da cui abbiamo preso il titolo L'invisibile ovunque, che usa questa espressione per definire la guerra, dice appunto la guerra era l'invisibile ovunque, la guerra suonava con le campane dei villaggi, tuonava la notte dentro la tempesta, era la cifra del secolo, erano i giorni del calendario, era la morte, era la fame dei poveri. Questo poeta, che si chiamava Ivan Gol, che tra l'altro era alsaziano, aveva la madre francofona e il padre tedesco, rifugiatosi in Svizzera nel 1916, quindi piuttosto presto, diciamo, rispetto al conflitto, scrive una poesia, prima in tedesco e poi in francese perché era bilingue, che si chiama Requiem per i morti dell'Europa, da cui appunto è tratta l'espressione l'invisibile ovunque. Poco prima dice che la guerra era come un muro grigio intorno all'Europa e che i morti della prima guerra mondiale, si era ancora nel 16, avevano messo appunto una pietra trombale sopra l'idea d'Europa, quindi che l'Europa era finita sostanzialmente, no? E lo dice dalla Svizzera, lo dice da una situazione dove in realtà potrebbe eventualmente enunciare, no, un tentativo di fondare un'altra Europa, di mettere insieme un'altra unità di popoli e di intenti e di spiriti, però non lo fa. Quindi già allora dice questo conflitto ha distrutto la possibilità che l'Europa fosse qualcosa di diverso da nazioni contrapposte che non fanno altro che tracciare i loro confini. L'altra cosa secondo me interessante è un terzo elemento tra
appunto quell'europeismo che dicevi, la schizofrenia tra quell'europeismo e quel nazionalismo, ed è un altro ingrediente che è una strana forma di nostalgia per certi imperi, in particolare mi riferisco all'impero austro-ungarico, no? Questo non è né nazionalismo né europeismo, è una cosa molto particolare che però proprio in occasione del centenario ha conosciuto un buon rinfocolamento sia in Austria che in Ungheria, dove viene evocata soprattutto appunto dai fascisti al governo al momento in Ungheria, ma anche in Italia. Per cui in Italia a Trieste trovi chi a Trieste, in Veneto, anche in Trentino, trovi chi idealizza l'esperienza sovranazionale in qualche modo dell'impero austro-ungarico, addirittura magari idealizza a destra un certo tipo di meticciato, il meticciato mitteleuropeo, no? A Trieste eravamo ungheresi, austriaci, italiani, quindi Trieste deve tornare ad essere una città meticcia, purché chiaramente meticcio non voglia dire che ci pigliamo anche i cinesi, gli africani, no? Quello no, meticcia nel senso di mitteleuropea, no? E questo scompagina un po', è un terzo elemento strano, secondo me. La ricerca, insomma, di un'alternativa all'UE, siamo sempre in quel, sì, scenario lì, comunque, sì, nostalgica. Però diciamo, che ovviamente da un certo punto di vista è chiaro che rispetto agli stati-nazione, se uno vuole, trova degli aspetti interessanti anche nell'organizzazione degli imperi, no? Basta dire che dei soldati trentini e friulani che combatterono sul fronte orientale contro i russi in Ucraina, in Bukovina, in Galizia, sono conservati tantissimi diari scritti di gente del popolo, contadini, perché il livello di alfabetizzazione nell'impero austro-ungarico era straordinariamente più alto che in Italia, dove invece appunto le memorie ce le hanno lasciate soltanto l'aristocrazia, la gerarchia militare più alta, eccetera. A me sembra che di tutto questo, diciamo, quello che arriva di più al pubblico sia la dimensione nazionalista, forse, cioè nella celebrazione per tutti mi sembra che sia arrivata più questa rispetto all'Italia, almeno poi non so negli altri, non so abbastanza degli altri paesi, rispetto all'Italia mi pare che appunto sia stata più forte quella dimensione di un'occasione storica nella quale abbiamo saputo essere nazione, abbiamo saputo diciamo essere all'altezza del nostro destino, di ciò che dovevamo fare, del compimento del risorgimento, eccetera eccetera, e poi chiaramente anche questo, diciamo, in ottemperanza con un certo spirito nazionale, siamo stati però vittime di un tradimento, no? Perché l'italiano è sempre vittima quando non riesce a ottenere tutti gli obiettivi che si era prefisso, c'è sempre qualcuno invidioso o cattivo che gli ha tagliato i ponti, gli ha fatto qualche scherzo, e quindi la vittoria mutilata e quindi le terre irredente. Mi pare che questo sia stato il canto che si è sentito di più. Poi senz'altro, insomma, gli altri elementi ci sono stati, ma forse meno visibili, ecco.